Qua bastano due semplici parole per descrivere questa operazione di calciomercato fatta dal Milan. Me coglioni! Ciao e bella a tutti da me. Ci arriviamo con calma, ci abbiamo tutto il tempo del mondo. Sto video durerà 27 minuti, sto scherzando. Prima di tutto, mi raccomando, tantissimi mi piace su questo video per supportare i miei contenuti di calciomercato. Iscrivetevi a questo canale e attivate la campanella per supportarmi e per non perdervi tutti i nuovi contenuti che pubblico, ma fate la stessa cosa anche sul mio secondo canale. Vi comparirà un bannerino in questo momento. Iscrivetevi e attivate la campanella perché pubblico due contenuti al giorno. Scaricate gratuitamente tramite link in descrizione la migliore applicazione per seguire tutto il mondo del calcio. Sto parlando di OneFootball e vi ricordo che è un'applicazione completamente gratuita per iOS e Android. Quindi non ci avete scuse, andate a provarla perché sono sicuro che non ve ne pentirete. Come si chiama? Jens Petter Auge. È un nuovo calciatore del Milan. Un'operazione di calciomercato, a mio modo di vedere, particolarmente intelligente. E se è come penso io, ragazzi, il Milan ha fatto un investimento per il futuro veramente importante, perché questo è un calciatore che secondo me potrebbe lievitare di valutazione di calciomercato in una maniera di quelle sproporzionate. Qua non ci stanno osservatori che tengano, ragazzi, questa non è un'operazione fatta da osservatori che vengono mandati a destra e manca a cercare nuovi prospetti. Quanti prospetti ci stanno in Norvegia o nei campionati, diciamo, minori, che visti in quella determinata realtà rendono in una maniera di quelle pazzesche, ma che poi magari vengono acquistati e inseriti in un ambito del campionato italiano, altri campionati importanti, e non rendono allo stesso modo, perché ovviamente stiamo parlando di categorie diverse. Ma qui la situazione cambia. E perché cambia? Perché sto ragazzo l'altro giorno, con una a 20 anni, con una personalità di quelle pazzesche, ha affrontato il Milan e gli ha fatto vedere i sorci verdi. Ed è proprio questa la differenza, è proprio quello che ha convinto il Milan a dire: oh, ma sto ragazzo è veramente molto molto interessante, ma perché non ce lo andiamo ad accaparrare? Ed è quello che alla fine hanno praticamente fatto. Caratteristiche tecniche del calciatore: avete visto la partita col Milan, credo che ve ne siate resi tutti conto. È bravissimo nel dribbling, è un giocatore molto molto veloce, che sa saltare l'uomo, ma soprattutto c'ha personalità da vendere. E ripeto, questo è un ragazzo che c'ha 20 anni e che punta l'uomo come se non ci fosse un domani, senza paura e con decisione, per poi o andare al tiro o ovviamente cercare i compagni al centro. Sembra proprio, era il tassello che mancava, sembra proprio fatta apposta, un tassello che mancava al Milan, lo vai ad affrontare, perché gli mancava un esterno a sinistra, lo vai ad affrontare nei preliminari di Europa League, vedi che fa tanto bene, capisci che è un'operazione di calciomercato conveniente dal punto di vista economico e dici: ma perché non ci pensiamo un attimo e magari proviamo a prenderlo? Basta poco che ce l'ho, perché appunto l'operazione è di soli 5 milioni di euro. Allora, nel Milan chi c'è attualmente come ala sinistra? C'ho paura di cascare la portona perché ancora non la cambio e c'è la rotella che zompa. C'è solamente di ruolo Ante Rebic, poi per il resto ci stanno tanti trequartisti che potrebbero giocare sulla sinistra adattati, ma li possiamo definire tutti trequartisti, no? E quindi ripeto, al Milan mancava proprio quel tassello. Tanti auguri a Shevchenko, ma è comparso adesso il video, oggi dovrebbe essere il suo compleanno. Quindi dicevo, gli manca quel tassello e secondo me hanno fatto un'operazione di calciomercato particolarmente intelligente. Vediamo quanti gol ha fatto. Intanto mi diranno: vabbè, ma il campionato norvegese, di che stiamo a parlare? Io intanto i numeri ve li vado a leggere e poi vediamo quello che il ragazzo potrebbe fare ovviamente nel campionato italiano. Quello solo il tempo ce lo potrà dire. In 17 presenze totali il ragazzo ha fatto 14 gol e 9 assist. Sono numeri che fanno particolarmente paura, che però dobbiamo leggere, ve lo vado a ripetere, in un ambito di campionato che non è paragonabile al campionato italiano. Ma stiamo pur sempre parlando di un ventenne che ha fatto così tanto la differenza appunto in un campionato, lo ripeto, sicuramente inferiore. 5 milioni di euro è un'operazione di calciomercato nulla, cioè nel senso, dice, ma sono 5 milioni di euro non sono assolutamente nulla, perché questo, male che te va, secondo me, dice, non fa bene, è impossibile che non fa vedere un minimo delle caratteristiche che ha mostrato proprio contro il Milan. Male che te va, te lo tieni una stagione e dici: vabbè, mo rivendo, che ne so, a 4 milioni di euro,
Non credo che cali la valutazione del calciomercato di questo calciatore e arrivi a 500.000 euro. Questo potenzialmente è uno però che potrebbe andare a salire a livello di prestazioni e che quindi potrebbe vedersi lievitare il suo valore di calciomercato a cifre molto molto importanti. Bastano 2, 3, 4, 5 partite in cui fa vedere quel che ha già fatto vedere e secondo me tranquillamente può arrivare a valere 15, 20 milioni di euro. Il Milan in quel caso potrebbe anche dire per la prossima stagione: vabbè, sai che c'è, prendo alternative più forti, ok, lui me lo rivendo e ci faccio una plusvalenza pazzesca. Oppure se il Milan vuole crescere puntando sui giovani, ovviamente questo è un calciatore che si potrebbe ritrovare in rosa, che potrebbe prendersi forse il posto da titolare, perché attualmente arriva come alternativa ad Ante Rebic, ricordiamolo, perché il Milan gioca col 4-2-3-1 e sulla sinistra teoricamente ci gioca Rebic, prima punta ci gioca Zlatan Ibrahimovic, trequartista ci gioca Çalhanoğlu, sulla destra non ci interessa, anche se lui adattato può anche giocare sulla destra, può anche fare la punta centrale. Comunque a sto ragazzo non gli manca il fiuto del gol, non gli manca la capacità di sfornare assist, non gli manca la capacità di saltare l'uomo in rapidità, di mettere appunto palloni in mezzo o di andare al tiro. Quindi sembra proprio il profilo che mancava o comunque che serviva per rinforzare il Milan. Tante altre squadre avevano messo gli occhi su questo ragazzo, tanti club importanti. Io mo non ritrovo esattamente, aspettate, lo voglio ricercare, perché c'erano 4 o 5 club che ovviamente dopo aver visto sta prestazione dice: ma sai che c'è? Questo è un calciatore che, insomma, a livello economico è un'operazione di mercato conveniente. Eccolo là, concorrenza del Manchester United, Lipsia e Salisburgo. Tutte squadre che puntano molto sul settore dei calciatori giovani, no? E che provano a valorizzarli. Quindi, ripeto, secondo me, dovessi dare un voto da 1 a 10 a questa operazione di calciomercato in rapporto qualità-prezzo, visto quel che ha fatto vedere col Milan, io un 9 glielo do assolutamente, 10 no perché so altri tipi di... cioè, se danno ad altre operazioni 10, però secondo me potenzialmente potrebbe diventare anche 10. Sulle qualità del calciatore, diciamo che gli abbiamo visto fare una super partita con il Milan, poi bisogna metterlo alla prova, però io mi sento dai almeno 7,5 come operazione solo guardando le caratteristiche tecniche del calciatore. Il voto potrebbe lievitare qualora cominciasse a sfornare le stesse prestazioni che ha fatto vedere col Milan. Ripeto, raga, questo è un calciatore che potenzialmente nel giro di poco, nel giro di mezza stagione potrebbe valere 30, 35, 40 milioni di euro, ma soprattutto il Milan potrebbe trovarsi un calciatore importante che può portargli bonus fantacalcisticamente parlando. Fatemi sapere la vostra qui sotto nei commenti, tantissimi mi piace su questo video per supportarmi, arriveranno nuovi contenuti sul mondo del calcio, iscrivetevi a questo canale ma anche al mio secondo canale, cliccate, li trovate qui, pallini dei canali e attivate le campanelle, scaricate OneFootball, profili social, Instagram compreso, tutto in descrizione e contenuti consigliati. Ci vediamo alla prossima con un nuovo video. Ciao.